Con il capitolo dedicato al Palantir termina la prima parte delle due torri. Adesso la narrazione abbandona i membri superstiti della Compagnia dell'Anello, Aragorn, Legolas, Gimli, i due hobbit Merry e Pippin e lo stregone Gandalf, che si sono ricongiunti e hanno sconfitto lo stregone traditore Saruman. Adesso la narrazione passa invece al racconto delle avventure degli altri due hobbit, Frodo e Sam, che hanno abbandonato gli altri compagni per avventurarsi da soli verso la terra di Mordor, per poter penetrare all'interno del regno di Sauron e arrivare alle pendici di Monte Fato. Per questo li ritroviamo intenti ad attraversare le creste pietrose, aguzze e battute dal vento dell'Emyn Muil. Ce la fanno grazie alla corda elfica che hanno donato loro gli elfi di Lothlórien, un altro dono salvifico, proprio come il Lembas, sempre donato dagli elfi, e ai mantelli col cappuccio che ha donato Galadriel e che lei stessa ha intessuto con le sue mani. Tutti questi oggetti si riveleranno fondamentali per assistere gli Hobbit nel corso della loro missione. Proprio qui sull'Emyn Muil, Frodo e Sam fanno la conoscenza di un personaggio che si rivelerà a dir poco fondamentale, uno dei principali del romanzo, una delle più clamorose invenzioni narrative di Tolkien, e cioè Gollum. Lo abbiamo conosciuto all'interno del romanzo L'Hobbit, perché l'ha incontrato Bilbo proprio quando ha ritrovato l'anello, e poi di lui abbiamo sentito parlare, proprio all'interno del Signore degli Anelli, nel racconto di Gandalf, sia all'inizio del libro che durante il consiglio di Elrond. Lo abbiamo visto attraversare il territorio di Lothlórien e anche il grande fiume Anduin, perché Gollum sta seguendo proprio Frodo, sta seguendo l'anello. Gollum ci sta seguendo da Moria. Speravo di liberarmene sul fiume, ma è un barcaiolo troppo astuto. È una creatura molto simile a un hobbit, anzi probabilmente è un hobbit lui stesso, corrotto da secoli di possesso dell'anello. A noi può sembrare un personaggio anche simpatico per certi versi, ma in realtà è un personaggio tragico, terribile, mostruoso e angosciante, malato nel corpo e nel fisico. Si tratta di un personaggio subdolo e meschino, problematico e schizofrenico, in costante dialogo con se stesso. È come se in lui si fosse verificata una dissociazione, un evento traumatico che ha contribuito a scindere le due parti della sua personalità. E questo evento traumatico che ha provocato la dissociazione è stato l'omicidio dell'amico Deagol. Infatti Deagol è stato quello che ha trovato l'anello, ma poi Sméagol l'ha ucciso per impadronirsi di esso. Questa dissociazione ha portato la sua personalità a scindersi in due parti, quelle due parti che Sam chiamerà furtivo e furfante più avanti nella narrazione e che coincideranno con i personaggi di Sméagol e Gollum. Gollum è la parte tirannica della sua personalità che spadroneggia su Sméagol, che invece evidenzia di non avere più una propria volontà, fiaccata da secoli di possesso dell'anello. Di fatto Gollum è la parte tirannica che si identifica con l'anello. In Sméagol, invece, permane un barlume di umanità. Quello che piuttosto emerge è che la parte più debole, Sméagol, è del tutto succube della parte più forte, quella legata all'anello, e quindi Gollum non vuole fare altro che rimettere le mani sull'anello, non pensa ad altro. E questo ha portato qualcuno come Tom Shippey a parlare di Gollum come di un vero e proprio addicted, cioè di un tossicodipendente. Gollum cerca l'anello come un tossicodipendente cerca la droga. E per questo è disposto a fare di tutto, compreso a mentire e a tradire la parola data. Questo perché la dipendenza che instaura l'anello non è solo morale, ma è anche fisica. Gollum ha bisogno dell'anello proprio come un tossico ha bisogno della droga, altrimenti sta proprio male fisicamente. Gollum ha bisogno della sua dose di droga, ha bisogno della sua dose di anello. I due hobbit riescono a catturare Gollum proprio grazie alla corda elfica che è stata donata loro a Lothlórien. È un oggetto che Gollum non può assolutamente sopportare perché proviene dagli elfi e quindi proviene dalla popolazione più connessa con la luce. L'hanno fatta i maledetti!
maledettissimi elfi! Toglicela! Gollum odia la luce, non può sopportare le cose connesse agli elfi, così come non può sopportare la vista del sole. La stessa cosa, curiosamente, si verifica anche nel caso dell'Embas. Gollum non può in alcun caso mangiarlo, perché anche in quel caso è troppo connesso agli elfi. Quindi, quando l'hanno preso prigioniero, Frodo chiede a Gollum una prova tangibile che possa garantirgli il rispetto della parola data, perché Gollum si offre di aiutarli, di condurli proprio a Mordor, e Gollum non esita a giurare sul tesoro. Lo giuriamo sul tesoro! Gollum! Gollum! Però Frodo lo mette in guardia con parole molto dure. Sul tesoro? Come osi? Pensaci! Uno per radunarli e al buio a vincerli. Vincoleresti a ciò la tua promessa, Smigol? È impegnativo. Bada che è più infido di te. Potrebbe travisar le tue parole. Ora che l'ha portato abbastanza a lungo, che ha posseduto l'anello per tutto questo tempo, Frodo capisce come si sente Gollum. Entra in qualche modo in relazione con lui. Capisce come si sente. Sa cosa significa portare quel fardello e ormai ne conosce il potere e la natura. Inoltre Frodo ricorda le sue parole all'inizio del romanzo, quando non ha dimostrato pietà nei confronti della povera creatura Gollum, quando ha sentito raccontare di come Bilbo l'abbia risparmiato perché ha provato pietà di lui. Che peccato che Bilbo non l'abbia ucciso quando poteva. In quell'occasione Gandalf l'aveva rimproverato dicendogli: tu parli così solo perché non l'hai visto. Adesso Frodo invece l'ha visto e ha provato per lui la stessa pietà che aveva provato Bilbo. Finalmente capisce chi ha davanti, capisce tutto il suo tormento, esattamente come Bilbo nelle caverne dei Goblin quando l'aveva risparmiato all'interno dell'Hobbit. Questa è la ragione per cui Frodo prova pietà nei confronti di Gollum, a differenza di Sam, che invece, non avendo avuto a che fare direttamente con l'anello, nei confronti di Gollum mostra un atteggiamento molto più intransigente e sprezzante. A Sam Gollum fa letteralmente schifo e Sam questo non lo nasconde. In un certo senso Gollum rappresenta per Frodo quello che aveva rappresentato anche per Bilbo, cioè un what if, un possibile esito di vita se l'Hobbit avesse trovato l'anello proprio come Frodo. Era successo a Bilbo ed è successo anche a Frodo. Bilbo l'aveva risparmiato pensando alla sua solitudine e ai suoi infiniti giorni nell'oscurità. Adesso Frodo invece capisce che potrebbe essere esattamente come lui. E quindi capiamo ancora meglio il discorso che fa Frodo nei confronti di Gollum. Sul tesoro, come osi? Pensaci, uno per radunarli e al buio a vincerli. Vincoleresti a ciò la tua promessa, Smigol? È impegnativo. Bada che è più infido di te. Potrebbe travisare le tue parole. Tu non desideri altro che vederlo e toccarlo, se ti riesce, pur sapendo che impazziresti, perché sai dove si trova. Sì che lo sai, Smigol, è davanti a te. E qui Sam nota il prodigio. A Sam sembrò per un istante che il padrone fosse cresciuto e Gollum rimpicciolito. Un'ombra alta e severa, un maestoso sire che celava il suo splendore in una grigia nuvola, e ai suoi piedi un cagnolino guaiolante. Eppure i due erano in certa qual misura affini e non estranei. L'uno penetrava nella mente dell'altro. Gollum si drizzò e iniziò a carezzare Frodo e a scodinzolargli intorno alle ginocchia. È una descrizione straordinaria del potere dell'anello. Abbiamo due personaggi, Frodo e Gollum, che sono alti allo stesso modo. In fondo sono entrambi due hobbit. Eppure uno sembra un alto signore e l'altro invece un cagnolino scodinzolante. È un'immagine perfetta per capire il potere dell'anello e soprattutto qual è la dinamica che l'anello instaura nel rapporto tra due persone. Questa dinamica non può essere altro che quella del comando, del potere, il comando di uno nei confronti dell'altro. Secondo l'anello di Sauron esiste solo questa logica del dominio e del comando. Un signore che comanda e un servo che esegue. E addirittura il servo si trasforma in un cagnolino che scodinzola e guaisce, ma in realtà lo odia perché non aspetta altro
che mettere le mani su quell'oggetto, sull'anello, per poter diventare lui il padrone. Questa è la principale differenza tra chi ha l'anello e comanda e chi non ce l'ha, esegue, ma lo desidera disperatamente.